E ci risiamo signori, ragazzi. Allora, stavo pensando, nel frattempo che ci prepariamo a giocare la partita d'andata contro il Feyenoord di Europa League, stavo pensando che in realtà avrei potuto fare il cucchiaio piazzandola. Vabbè, ragazzi, scusate, non ci penso più, però in realtà avrei potuto fare il cucchiaio piazzandola di lato. Potrebbe aiutare. Vabbè, ragazzi, non pensiamoci più. Palla dentro, attenzione del Feyenoord di testa! Palla fuori. Peraltro noi, nonostante alcuni nostri giocatori abbiano recuperato, ci sono molti altri che sono stanchi in realtà. Non sono al massimo della condizione, alcuni hanno le freccette basse. Io speravo che recuperassero tutti la forma, invece non è così. Lucas Lima, parte il capitano, vede Cutrone, si gira Cutrone, l'inserimento di Koné, il tiro! Palla in avanti, tac! Bravi, bravi. Vede l'inserimento di Henrix. È più veloce, è più veloce. Tac dentro. Mi sono allungato un po' troppo la palla. Tornstra prova ad aprire per Bergwijn. Vai a chiudere Lucas Lima. Bravi ragazzi, dai. Fanno girare palla, ma vedete, poi difficilmente affondano. E quando affondano si rendono pericolosi. Coman e Zigankov sono molto molto rapidi. Cutrone un po' meno, ma Cutrone diciamo che deve poi andare in mezzo. Traversa, con la traversa ci grazia. Finisce qui 0-0 alla fine del primo tempo. Voglio mettere, arrivato a questo punto, chiaramente subito Aubameyang. Parte il Feyenoord. Bannis in avanti. Fai la diagonale, fai la diagonale Henrix. Mamma mia, come si è girato, come è arrivato al tiro. Bellissimo. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Saliamo così. Coman, puoi far arrivare la palla a Aubameyang. Si gira Aubameyang. Bello! Non dirmi che c'è fuori gioco! Non dirmi che c'è fuori gioco! Iconè! Bam! Stinco l'ha presa Coman, ma va bene così. Era fuori dai pali il portiere, quindi ho provato a tirarci subito. Bravissimo Iconè a fare l'inserimento giusto. A questo punto Gutierrez dice ai suoi di spingere. Ho messo la tacchetta rossa perché loro si stanno spingendo in avanti. Tac! Obam, no, troppo lungo. Slima. Tac per Quintero. Quintero, controllo il tiro di Quintero. Fuori misura. Ho tirato anche col destro. Ho avuto forse troppa fretta in questo caso di tirare. Ho visto tutto libero davanti a me. Quintero, un bel tiro. Ho detto, ma ci. Forza ragazzi, andiamoli a prendere. Hanno leggermente mollato quelli del Feyenoord. Quintero, parte Quintero. Prova ad innescare Santimina. Il dribbling di Santimina. La tiene lì. Palla per Quintero. Tac! No! No! Bravi due. Bravo qua Santimina. Quintero. Ci arriva poi. Il portiere poi anche. Lucas Lima dalla bandierina. Palla dentro. Santimina di testa! La palla rimane lì! Perché Aubameyang non ha tirato immediatamente? Tac! Santimina! Dribbling e tiro! Dai, dai, dai! Sei lentissimo Santimina a tirare! Va bene ragazzi, 0-0. Che dire ragazzi, che dire? Bene ragazzi, alla fin fine ci siamo un po' ripresi. 55% possesso il Feyenoord nonostante il secondo tempo abbiamo giocato noi, ma voi avete capito nel primo tempo il Feyenoord quanto ha tenuto palla. Infatti il migliore in campo è uno dei loro. E ci risiamo signori, siamo al Giugi Marulla di Cosenza, Real Canuzzo Fiorentina. Come potete vedere sono vestito in maniera differente, ma non perché mi sono cambiato rispetto a prima, ma perché sono passati alcuni giorni. In realtà la partita precedente doveva rientrare nella puntata giustamente contro la Roma. Poi però in realtà in fase di montaggio ho deciso di lasciare la partita della Roma a sé per fare una ricca sintesi, perché è stata una partita veramente bellissima, entusiasmante. E in questa puntata, dunque, avrete senza ombra di dubbio capito che vedremo anche il ritorno, chiaramente, di Europa League. Lucas Lima dalla bandierina, palla dentro, è buona, dai Iconè, ci arriva Khedira, tac, Lima, palla dentro, Iconè, controllo e tiro, ribattuto, bam, 1-0.
Cutrone si fa trovare pronto. Raga, che spirito da attaccante che ha Cutrone, veramente. Palla dentro, Iconè, stop, tiro, la devia, Cutrone si fa trovare tra i gol. Questo è un gol alla Luca Toni, questo è proprio un gol alla Luca Toni, da rapace d'aria. Bravo, bravo Cutrone. Bravo Lima, mamma mia, il capitano. Bravo Coman, fatti vedere Coman. Controlla palla al Cannuzze, che dirà, Zigankov per vie centrali, si fa vedere, la passa a Tusar poi. Si fa vedere Esibue, chiede la triangolazione, Iconè però si gira, va verso il dentro. Bravo Iconè. Tac, Coman, si gira Coman, e tiro. Bravo Coman, a questo giro te la sei giocata bene. Tam, Tusar, bellissimo il movimento. Mamma mia Tusar, fa partire lui l'azione. Segue l'azione fino all'area di rigore. Attenzione alla Fiorentina, spinge la Fiorentina, Federico Chiesa, il folletto! Mamma mia, Federico Chiesa ogni volta si rende pericoloso. Sulla destra poi, vai Lima! Vai Lima, grandissimo Lima, fai partire tu il contropiede. Lima fa partire il contropiede. Tam, palla per Cutrone, troppo corto però. Coman, prova la triangolazione, la sbaglia. Attenzione alla Fiorentina di nuovo in avanti, da Tusar, prova a chiudere. Mamma mia, pericolo sulla sinistra. Ci arriva poi Esibue. In qualche maniera ce la facciamo. Coman, Lucas Lima. Bravo, Coman scatta. Eccolo qui, Coman. Vediamo di fare bei dribbling con Coman. Questo è quello che deve fare Coman. Poi è stato fermato bene, ma ok, va bene, questa azione mi è piaciuta. Bravo Coman. Abbiamo pasticciato un po', siamo all'88esimo, Federico Chiesa, palla per Pedro, palla avanti, fuori misura, dai che oramai è finita, finisce qui, 1-0, il gol di Cutrone la decide, 53 punti ragazzi, stiamo arrivando tra le prime 6, l'obiettivo si sta man mano concretizzando. Peraltro abbiamo vinto proprio contro una diretta concorrente, la Fiorentina, quindi vittoria importantissima, e ora testa all'Europa League. JJ Marulla di Cosenza, Real Cannuzze, Feyenoord, partita di ritorno dell'Europa League. All'andata è finita 0-0, se non erro, ora dovrebbe comparire in alto a sinistra, sì, 0-0. Questo significa, signori, che dobbiamo necessariamente vincere. Il pareggio con gol qualifica loro, 0-0, si procederà chiaramente ai tempi supplementari. Prova subito questo lancio per Lucas Lima e teniamo i terzini bassi, perché far stancare subito i terzini non mi sembra un'ottima idea. Non pressiamo troppo. Apre per Sinisterra, attenzione. Bravo Quintero, ci arriva per un attimo. Mamma mia, fa partire il razzo. Quintero aveva toccato. Bergoglius dalla bandierina. Feyenoord in avanti. Attrazione anteriore. Martinez la spazza via. Aubameyang si appoggia. Aggi fa partire il lancio lungo. Dai, è buona. Tac. Non parlo ragazzi. Dai Quintero. Non parlo ragazzi, perché sennò mi... Non fatemi parlare, il portiere era lì per buttarsi. Ci stava il pallonetto, ci stava. Non dite che non ci stava perché non è vero, ci stava. Bravo Aubameyang, dai. Tac. Aubameyang, si gira. Fase concitata della partita, attenzione. Tac. Aubameyang, bam, per Aggi, mamma mia che bella azione. Facciamo le scene, andiamocene a prendere. Lassi, attenzione, Touré, palla dentro. Bravo Todibo. Controlla palla Zigankov, vede lo scatto di Aggi, palla dentro. Si gira Aubameyang, dentro, con i giri giusti era il passaggio. Bravo il Feyenoord, mamma mia che azione che ha fatto in questo frangente. Chiudiamo sulla sinistra, l'avevo visto lo scatto, il tiro. Ci arriva poi. No, portier. Mamma mia.
Controlla Quintero. Aspetta che salga Lima. Lima. Dentro per Iconè. Troppo sul portiere. Stop e controllo. Mamma mia, Aubameyang, l'uomo delle rovesciate. Bravi ragazzi. Facciamoli uscire, facciamoli uscire. Attenzione. Bravo Aggi. Valla a prendere. Vatti a prendere l'uomo. Vatti a prendere l'uomo. Il controllo e il tiro. Fuori. Palla per Zigankov. Si va a vedere come al solito. Aggi. Bello l'inserimento. Bravo Aggi. Controlla Aggi. La controlla Aggi. Tac dentro. Ah, ci arriva per un attimo. Fallo. Possesso palla dice 52% Feyenoord. Loro 7 tiri, di quei 4 in porta. Ragazzi, sono avanti da un punto di vista psicologico e mentale, ma ce la possiamo fare. Siamo riusciti comunque a renderci veramente pericolosi. Questa sarà una partita probabilmente decisa degli episodi. Spero che sia un episodio ovviamente a nostro favore, tenendo conto che un gol del Feyenoord ci metterebbe... Fallo ovviamente. Ci metterebbe veramente quasi KO. Un gol del Feyenoord significherebbe farne due. Andò a giocare di contropiede perché dobbiamo stare veramente attenti. Spazzala via, ok, ci arriva Neubel. Fraseggiano i due. Aggi, controllo di Aggi. Ah. Stoppato di Bo. Che bella partita, no? Qua ha sbagliato il passaggio. Quadrata, veramente solida. Nove uomini oltre, dietro la linea della palla. No, qua mi ha giocato, attenzione, andiamolo a prendere. Mamma mia, sono rimasto quasi senza parole, cioè sono rimasto senza parole perché sostanzialmente ha preso il palo, poi ha provato a tirare da una posizione defilatissima, con il destro peraltro, quindi con un effetto effettivamente ad uscire. Mamma mia, fase concitatissima della partita. Iconè si butta per provare a prendere la palla, poi... Bello, 67esimo minuto. I cambi, ragazzi, me li sto tenendo per una fase più avanzata della partita. La palla poi arriva a Zigankov. Si prova ad appoggiare a Iconè. Si gira Iconè, prova ad andarsene. Stavo aspettando l'inserimento di Lucas Lima, poi mi sono ricordato di avere tolto la tattica terzini alti, ma va bene così. Ah, qua ho sbagliato, ho aspettato troppo. Mamma mia, ragazzi. Mi batta veramente il cuore, questi sono... Veramente quelle partite di PES che mi entusiasmano, attenzione! Mamma mia! Ci arriva Neubel! E questo è il momento di fare un cambio, ragazzi. Metto Santi Mina al posto di Aggi, ho spostato Iconè al centro, semplicemente perché Aggi è stanco, stava facendo una bellissima partita, e ho messo Santi Mina, ovviamente, esterno, sinistro, alto. Perché abbiamo visto che con Aubameyang, Santi Mina e Aubameyang si trovano veramente bene. Dai, Tusar, arrivaci. Bravo Tusar, bravo Aubameyang, fatti vedere Aubameyang. Tac. No, pensavo fosse più avanti, vi confesso, ho fatto un errore clamoroso. Il discorso doveva essere che Aubameyang si portava via l'uomo e Iconè si inseriva nello spazio. Ho sottovalutato la faccenda. Meno male che hanno sbagliato anche loro. Cioè, non so se era chiaro il discorso. C'era proprio la prateria in mezzo. Iconè si inseriva e tirava di sinistro. Cioè, ci stava tantissimo. Provo lo schema basso. Palla per Santi Mina. Tac, Santi Mina. Si gira il tiro. Va bene così. Ragazzi, odore di tempi supplementari anche qui, non ve lo vorrei dire. Prova a fraseggiare il Cannuzze, Iconè, guardate un po' chi arriva, a rimorchio, Henrix. Prova il dribbling, l'ha presa in scivolata, non sa neanche lui come, mamma mia, tempi supplementari. Ragazzi, loro 11 tiri di cui 7 in porta, stiamo soffrendo, però delle occasioni l'abbiamo avute anche noi, dai ragazzi. Parto nei tempi supplementari, Aubameyang rimette la palla in campo, Iconè, poi Zigankov, subito in avanti il Cannuzze, fraseggiano i due, palla nello spazio, Zigankov, prova l'inserimento, eravamo quasi passati, non ci arriva Quintero, ma va bene così, ancora noi abbiamo palla, Iconè, Zigankov, controllo, il cross,
Aubameyang. Bam, ci arriva. Siamo entrati bene in campo. Siamo entrati bene, siamo entrati convinti. Santimina, fraseggio, si gira. Aubameyang, il tiro. Mamma mia che gol! Mamma mia che gol! Mamma mia che gol Aubameyang! Che gol Aubameyang! Che gol Aubameyang! Quintero, tac, Santimina, dentro. Aubameyang si gira, bam, palla in buca. Palla in buca. Palla in buca. Il giocatore, attenzione, attenzione, queste sono proprio le cose che non voglio vedere. Palla avanti del Feyenoord, Todibo. Dai, dai, che questa forse è l'ultima azione del primo tempo. Palla via, ok, 1-0. Ragazzi, resistiamo. Ho messo Khedira a centrocampo al posto di Koné. Ha fatto una bellissima partita. Quindi Quintero, Khedira sono i due centrali di centrocampo. Quintero una partita più di sacrificio, ma comunque un'ottima partita. Qua ho sbagliato probabilmente, avrei dovuto passare lunga. Vai tu Sar, chiudi l'uomo. Attenzione, la palla indietro. Quintero si fa vedere. Cioè Quintero prova ad andare a recuperare palla. Zigankov prova ad andare a chiudere, poi ci pensa Tusar. Ci pensa Tusar. Palla lunghissima. Zigankov. Tac. Avrebbe dovuto fare un movimento migliore. Quintero. Sempre libero la Zigankov. Però è veramente stanco. Zigankov chiede la triangolazione. Palla dentro, Aubameyang non riesce ad arrivare al tiro, ma va bene così, ma va bene così, ma va bene così, ma va bene così. Crolla psicologicamente il Feyenoord dopo il gol di Aubameyang. Insomma, il possesso palla è comunque a favore loro, però Mizzica, ragazzi, loro 13 tiri di cui 8 in porta. Ragazzi, il Feyenoord ha fatto una bella partita, però effettivamente poi nei tempi supplementari sono crollati. Abbiamo segnato e loro sono crollati. Infatti, nonostante abbiano perso, hanno tutti 6, 6 e mezzo. Ho giocato una gran partita, New Bell anche 7 e mezzo. Ragazzi, è stata una gran bella partita, veramente molto bella. E siamo andati avanti. A questo punto voglio vedere il tabellone. Questi erano i quarti di finale, siamo arrivati in semifinale, ragazzi. Ed eccole qui le semifinali, signori. Contro il Milan. Ragazzi, Manchester City Arsenal. Milan Real Cannuzze, uno scontro fratricida. Scontro, insomma, guerra intestina tra Milan e Real Cannuzze, fratricida. Uno scontro fratricida, ragazzi. mi è venuto il dubbio di come si dica. Manchester City Arsenal, Milan Real Cannuzze. Quindi saranno sicuramente una squadra inglese e una italiana a contendersi il titolo. Peccato, potevamo essere invertite così magari da poter incontrare il Milan in finale. Ragazzi, siamo arrivati in semifinale ridendo e scherzando, ridendo e sterminando. E quindi ragazzi, prossima puntata sarà Empoli-Torino e partita d'andata contro il Milan, giustamente. Beh, ragazzi, che dire, siamo nelle fasi decisive della stagione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao!